C'era una volta, in un tempo lontano, una legione chiamata Tebea. Questa legione era speciale, composta da 6.600 uomini tutti cristiani. Erano pieni di fede e di pietà, quasi come una comunità religiosa. Nessuno nell'esercito romano era migliore di loro, perché chi era veramente cristiano sapeva sempre come compiere il proprio dovere con diligenza e amore. A capo della legione c'era un uomo di nome Maurizio. Cresciuto fra le armi, Maurizio era coraggioso e aveva un amore per Gesù Cristo davvero ammirabile. Seguiva con dedizione le massime del Vangelo e viveva ogni giorno con fede sincera. Un giorno l'imperatore ordinò a Maurizio di recarsi in Italia con la sua legione. Dovevano unirsi al resto dell'esercito per combattere nelle Gallie contro i Bagaudi, un popolo che ancora seguiva le antiche tradizioni celtiche. Maurizio, come sempre, in tutte le cose che non si opponevano alla legge di Dio, ubbidì senza esitazione. La legione arrivò in Italia e si incamminò verso le Gallie. Giunti nella valle di Agauno, l'imperatore ordinò una sosta. Durante questa sosta, dispose che tutti i soldati partecipassero ai sacrifici e giurassero di sterminare tutti i cristiani. Maurizio e i suoi uomini, però, si rifiutarono. Preferivano morire piuttosto che offendere Dio. L'imperatore, infuriato, ordinò che la legione fosse decimata. Nonostante ciò, Maurizio e i suoi uomini rimasero fermi nella loro fede. Inviarono una protesta all'imperatore. «Siamo vostri soldati, ma anche servi di Dio. A voi dobbiamo il servizio militare, a Dio l'innocenza. Non possiamo obbedirvi offendendo Dio, nostro creatore e padrone. Vi offriamo le nostre vite contro qualsiasi nemico, ma non contro innocenti. Noi siamo cristiani e confessiamo Dio Padre e Gesù Cristo, suo Figlio. Abbiamo le armi in mano, ma preferiamo morire innocenti piuttosto che vivere colpevoli». Queste parole fecero infuriare ancora di più l'imperatore, che ordinò a un'altra legione di circondare la Tebea e di uccidere tutti quelli che continuavano a professare la loro fede in Gesù. Quei valorosi soldati avrebbero potuto difendersi con le armi, ma scelsero di non farlo. Preferirono dare la vita per Gesù Cristo e, in breve tempo, furono tutti uccisi. In quel luogo, Agaunum, sorse il più antico luogo di culto dedicato a San Maurizio. Questa abbazia divenne il cuore di un fervente culto dedicato a lui, che si diffuse nelle Alpi e oltre. Le reliquie di San Maurizio furono traslate a Torino e ora sono custodite nella Cappella della Sindone. Così, la storia di Maurizio e della Legione Tebea continua a vivere, testimoniando la forza della fede e il coraggio di chi sceglie di seguire il cuore, anche a costo della vita. Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.